Thank you.
Allora, riprendiamo le nostre interviste col presidente della Frocia alla seconda partita. Dopo lo scivolone con il 3P a Trecchina, oggi una grande partita, un po' di sfortuna, un primo tempo eccellente, un secondo tempo all'inizio un po' così così, ma poi abbiamo preso in mano la partita e non c'è stata storia. Salve a tutti, siamo di nuovo qui, siamo carichi come più dell'anno scorso dopo una partita molto difficile sul filo del rasoio fino all'ultimo, però la squadra ha dimostrato tantissimo. Le scelte fatte quest'estate oggi hanno dimostrato che era la strada giusta da percorrere, quindi un ringraziamento particolare va al mister, dove si vede la partita l'ha vinta lui negli ultimi minuti, quindi per me è stato un grandissimo risultato questo, non tanto dal punto di vista numerico del punteggio, ma come la squadra ha affrontato gli ultimi minuti. Tempo fa la squadra avrebbe mollato, sicuramente questa partita qualche anno dietro l'avremmo persa 4-3, oggi l'abbiamo vinta 6-3, per cui devo dire grazie al mister e grazie ai ragazzi. Quindi presidente, possiamo dire che la squadra c'è e il mister Blois sta facendo un ottimo lavoro. Sì, mister Blois, non devo essere io a giudicarlo, si giudicherà a fine campionato, però devo dire che la passione e l'impegno e la professionalità che mette in campo sono davvero straordinari e encomiabili il suo atteggiamento. Per il proseguo della stagione mi auguro che tutte le partite le giocheremo così, con questa cattiveria. È vero, abbiamo avuto tantissima sfortuna sul 3-2 a inizio del secondo tempo. Io ho contato, correggimi se sbaglio, almeno 7 azioni nitide da gol, pali, traverse, parate del portiere, deviazioni e quant'altro, e devo dire che soltanto la sfortuna ci ha portato sul 3-3, però questo è il calcio, paga chi lavora e chi suda durante la settimana. Noi questa settimana abbiamo sudato veramente tanto, i ragazzi veramente encomiabili, e infatti il risultato ci ha dato ragione. Noi del castrumbianelli.it lasciamo un attimino la nota calcistica e ci uniamo alla società, anche se poi alla fine è un tutt'uno, perché questa vittoria la dedichiamo a Vincenzo Caputo, che purtroppo da qualche giorno non è più con noi, giusto presidente? Giustissimo, non ho veramente parole per questo. Purtroppo ci è venuto a mancare un nostro grande sostenitore, nonché amico, per cui davvero non saprei come esprimere il dolore e la vicinanza alla famiglia. Noi per il nostro piccolo cerchiamo di ricordarlo e di non farcelo mancare. Infatti oggi abbiamo rispettato un minuto di silenzio e porteremo un pensiero sulle nostre maglie, il pensiero che va rivolto sempre a lui, sperando dalla prossima giornata lo potrete vedere. Oggi, soltanto per incompatibilità con la squadra avversaria, non abbiamo potuto mostrare il nostro segno d'affetto e di ricordo eterno che avremo nei suoi confronti. Ok presidente, allora io la ringrazio, in bocca al lupo per il prosieguo e bellissima inizio campionato. Forza Castro. Sempre forza. Allora siamo con mister Blois. Allora mister, alla seconda dopo lo scivolone di Trecchina, grande partita, un bellissimo primo tempo, un secondo tempo un po' così così, iniziato un po' in sordina, ma poi abbiamo preso in mano la partita e l'abbiamo fatta nostra. Sì certo, c'era un po' di rammarico all'inizio perché venivamo dalla cogente sconfitta di domenica scorsa in quel di Parrutta, però era tanto la voglia di dimostrare. Siamo partiti abbastanza bene, abbiamo fatto un bel giro palla, quello che ho chiesto ai ragazzi, le azioni le abbiamo create, le occasioni ci sono state, un po' manca la condizione atletica, su questo dobbiamo lavorare, questa è la cosa da migliorare adesso. Abbiamo visto che alla fine della partita loro hanno giocato con il portiere in avanti, noi il portiere l'abbiamo tenuto in porta e ha fatto il gol. Sì, e non era ancora abituato, diciamo, non voleva tirare, pensava non fosse valido il gol. Questo era uno degli aspetti sul quale abbiamo lavorato quest'anno. Io lo scorso anno vidi una partita in casa contro lo Shaolin, ho visto una fase difensiva un po', diciamo, non fatta molto bene sul portiere di movimento. Abbiamo fatto degli allenamenti specifici fin da subito sul portiere di movimento, oggi hanno pagato e ci sono serviti, hanno allargato il risultato e messo in cassaforte la partita. Quindi possiamo dire che la squadra c'è e andiamo avanti in questo modo.
la squadra c'è, deve lavorare, deve crescere, fisicamente dobbiamo migliorare, questo è il compito che abbiamo da adesso ad andare avanti, poi dobbiamo credere in quello che è il calcio a 5, nel palleggio, nel gioco corale e non nell'individualità, e questo oggi ci ha pagato. Ok mister, ho visto, purtroppo non abbiamo potuto far vedere le magliette nuove, sì. Ma sulla maglietta abbiamo una dedica importante. C'è una dedica molto importante che per Enzo che ci ha lasciati, oggi la vittoria di oggi è dedicata esclusivamente a lui e c'era proprio voglia dei ragazzi di poterlo fare, di poter gioire, sono molto significative le mani che ha alzato Luca al cielo in occasione del gol che ha chiuso la partita e la vittoria è esclusivamente dedicata ad Enzo. Ok mister, grazie e in bocca al lupo per la prossima. Grazie mille.